Allora Federica, qual è stata la prima cosa che hai pensato? Tu eri a scuola questa mattina, è vero? Sì, però sono arrivata più tardi rispetto alla scuola. Qual è stata la prima cosa che hai pensato appena sei venuta a conoscenza della notizia? Ho ringraziato il fatto di essere arrivata più tardi a scuola rispetto ai soliti giorni. A che ora sei arrivata? Sarà stato meno 10. E quindi hai già visto che nel cortile di fronte a scuola era... Sì. C'era inferno. E cosa hai fatto? Siamo scesi a vedere che cosa fosse successo e a preoccuparci se i nostri compagni comunque erano illesi o meno. Con che pensiero hai quando pensi alla scuola adesso? No, sinceramente non provo nessuna rabbia nei confronti della scuola perché onestamente non c'entra niente, dovremmo prendercela solamente con chi ha compiuto lo stato. Sai, prima abbiamo parlato con delle mamme, ti ricordi Don Ciotti ha detto... portateli a scuola da questi ragazzi, delle mamme ci hanno detto che non sanno se lunedì manderanno i loro figli a scuola. Tu che pensi? Che anzi dovremmo entrare a maggior ragione a scuola a combattere contro questo avvenimento, è l'unica cosa che possiamo fare, non risolveremo niente non entrando.